Allora, per quanto riguarda la prima domanda, alla Procura di Trapani non risultano contatti telefonici diretti fra persone che si trovano sulla terraferma libica e le stesse organizzazioni non governative. Per quanto riguarda la localizzazione delle navi, lei dice in un fazzoletto di mare, questo insieme, e naturalmente in questo caso la mia risposta una considerazione di carattere tecnico-giuridico ed esclusivamente questo dato unitamente ad altri dati indiziari potrebbe costituire il compendio appunto indiziario per supporre la partecipazione a un reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Però ripeto, a mio avviso, come magistrato, non il dato da solo, ma il dato unitamente ad altre emergenze.